Michael mi ha detto che c'è anche una sorpresa per me. È una donna. Piacere, Cristiano Ronaldo, come ti chiami? Come Belen? Non ci credo, ragazzi! Facciamo uscire stasera, insomma, alla vecchia maniera. Cerca casa! Fatta venire a vivere in casa mia! Abbiamo un appuntamento con Belen stasera, porca miseria! Che sta facendo? Oddio! Se ci potessimo fidanzare, ma finalmente ci siamo fidanzati con Belen. Potrebbe essere un nuovo inizio per tutti. Sono impazzito anche io, finalmente! Mi sono fidanzato di nuovo, schere! Pagliacce, qua è Omega. Come state? Spero tutto bene per voi e benvenuti a Bomba in questo nuovo video sulla vita reale da calciatore con il nostro Cristiano Ronaldo. Finalmente, ragazzi, dico finalmente, ho accettato di fare questa cosa che mi avete praticamente detto in tanti, cioè proprio me lo state scrivendo in ogni video: Omega, fidanzati, 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 perché, come avete capito, avete sicuramente intuito, il capitolo Jasmine, ragazzi, è finalmente chiuso e adesso siamo in procinto di cercare una ragazza. Le scelte sono tante, però io ho deciso di ascoltare i vostri commenti perché in tanti mi avevate scritto questa cosa. E tra il fare video e cercare di crearla, ragazzi, è passata una settimana. Quindi voi obbligatoriamente, dico obbligatoriamente, a questo video mi piazzate 5.000 mi piace. Se poi ne arriviamo anche di più, tanto meglio, perché, raga, ho fatto un culo così per riuscire a portare i video e fare il modello su GTA, che non è per niente facile, ve lo posso garantire. Bene, allora, prima di passare al video, ragazzi, velocemente, sapete che devo salutare due di voi assolutissimamente. Parliamoci chiaro. Saluto Mickey Zingaro, attenzione, con la foto di Ronaldo Junior che mi scrive: mi saluti in tuo video? E secondo te ti posso dire di no se tu hai la foto di Ronaldo Junior? Bella per te e ti saluto. E saluto anche Ale89728 che mi scrive: sei un grande bro con la foto di CR7. Anche tu sei un grande bella Ale e ti saluto da casa. Vedrega, io vi saluto tutti. Lo faccio sempre, lo faccio col cuore, sempre. Quindi, se anche voi volete essere salutati, sapete cosa dovete fare: venirmi a seguire su Instagram, che lo trovate qui e in descrizione. Quindi mi raccomando, venite a seguirmi 2 secondi, distruggete il tasto segui, così potete essere salutati da me. Bene, ragazzi, eccoci qui con il nostro mitico CR7, che oggi, ragazzi, non sa neanche lui che sorpresa gli aspetta, vero Ronaldo? Ok. Ragazzi, fortunatamente Cristiano si è ripreso dopo che Ronaldo Junior gli ha portato la sua auto. Infatti, sapete benissimo che Cristiano Ronaldo, raga, era veramente giù, c'era proprio alle pezze di Dio praticamente. Tant'è che stava in quell'angolino lì, in mutande, a non far niente. E sembra essersi ripreso, però, ragazzi, a mio dire, la botta che gli ha dato Jasmine è troppo devastante, cioè lo ha devastato proprio mentalmente e anche sentimentalmente. Quindi secondo me ha bisogno di una nuova ragazza. Quindi partiamo con un bel like a bomba! E scherei immediatamente perché ci aspetta qualcosa di epico in questo video, veramente qualcosa di epico. In più, ragazzi, dovete anche contare il fatto che Jasmine, oltre ad aversi lasciato, mazziato, ci ha anche devastato e distrutto le auto del nostro garage, che ormai purtroppo sono andate perse. Soltanto che, ragazzi, capite bene, è un po' un dilemma il fatto di aver perso in un falò incendio tutte le auto. Quindi, ragazzi, CR7 è ancora un po' giù d'animo, però non ci abbattiamo perché comunque la vita va avanti. E come vedete, ragazzi, Ronaldo Junior l'ha portato Omega. Ecco, ragazzi, stiamo facendo passi avanti. Sono arrivato a casa di CR7. Vedete, un po' alla volta, un po' alla volta. Adesso divento il figlio acquisito di Ronaldo, che stanno discutendo non so di cosa. Va bene, sarei in mutande, con le mutande a righe, steso lì nel nulla. Però, ragazzi, dobbiamo andare a casa di Michael perché abbiamo un appuntamento con lui. Ha detto che dobbiamo, ovviamente, la casa l'abbiamo pagata, raga, non è che è gratis. Quindi dobbiamo andare un attimo a casa sua a discutere. Quindi, ragazzi, andremo a casa sua un attimo a discutere economicamente della casa. Bene, allora sicuramente sarete più che comprensivi se vi dico che non prendo la Lamborghini Supreme perché, ragazzi, ho una paura matta che me la rubino, anche se vado dentro casa di Michael, che comunque è protetta. Quindi preferisco lasciarla qui
con le guardie. Mi raccomando, la Lamborghini Supreme è più importante di Ronaldo Junior. No vabbè ragazzi, sto scherzando. Se non fosse stato per Ronaldo Junior, ragazzi, non penso l'avremmo rivista più. Bene, allora, ora mettiamo subito il segnalino a casa di Michael. Ci dirigiamo lì perché Michael mi ha detto che c'è anche una sorpresa per me. Cosa curiosa in tutto questo è che ancora, ragazzi, non ho capito chi mi ha rubato la Lamborghini Supreme, perché non sono riuscito a vedere in tempo chi è stato e non ho capito niente. Ma Ronaldo Junior ancora non me l'ha detto. Forse, ragazzi, teme che io possa fare qualcosa di esagerato. Che Ronaldo, ragazzi, vuole vendetta. Si deve vendicare per quello che gli è successo, per quello che gli ha fatto Jasmine e quello che gli ha fatto Icardi, Pogba, Ibrahimovic. Quindi aspettatevi tanti video, per cui sapete già che chi di voi commenta e il commento è il più spolliciato, sapete che è il continuo della serie. Ok ragazzi, siamo arrivati a casa di Michael. Tra l'altro sto anche guardando, siamo deidratati. Vabbè, quando veniamo a casa di Michael, ragazzi, Michael è sempre gentile e ci offre sempre qualcosa da bere. Bene, siamo arrivati, possiamo lasciare la Porsche qui. Vedo che Michael è fuori. Dio ragazzi, ma Michael è in dolce compagnia. C'è una donna. Scusate ragazzi, posso interrompere la vostra conversazione? Vabbè ragazzi, Amanda la conoscete già. Ma Michael è in compagnia di una donna. Chi è questa qui, raga? Ragazzi, Michael ci sta dicendo che ci ha fatto venire qui, oltre per pagare la casa, anche per farci conoscere questa ragazza qui che si è trasferita a Los Santos da poco. Piacere, Cristiano Ronaldo, come ti chiami? Come Belen? Non ci credo, ragazzi. No raga, ho sentito tanto parlare di lei. Cioè, ragazzi, è famosissimo in Italia, quindi... Ma veramente, raga, mi state facendo uno scherzo? No, ragazzi, allora, purtroppo non è uno scherzo. Michael ci ha organizzato, diciamo, questo incontro qui. Grazie, Michael, sai, non dovevi farlo, ma... Sì, ragazzi, quindi, come vedete, questa qui sarebbe Belen. Quindi, come vedete, la sua faccia è stata un po' difficile da fare. Infatti, la sua faccia che vedete, questa qui attualmente, è uguale a questa foto che state vedendo, che ho usato proprio questa foto qui per farla anche nel gioco. È stato un po' difficilotto. Comunque, Michael, non dovevi organizzarmi questo incontro. Piacere mio, Belen, tranquilla. Adesso, non so che dire, ragazzi. Cioè, non so che dire, che cosa devo dire, non lo so. Non faccio più ste cose da non so quanto tempo. E niente, vabbè, se ti va possiamo uscire stasera, insomma, alla vecchia maniera. Usciamo stasera e ti offro qualcosa da mangiare e poi facciamo un giro. Ok ragazzi, Belen sta dicendo che non c'è alcun problema e che si può fare tranquillamente. Ok, cerca casa, fatta venire a vivere in casa mia. Bene ragazzi, siamo più che contenti che Michael ci abbia organizzato questo incontro con Belen. Ragazzi, ma ci credete? Guardatela, è lei, porca miseria. Su vostri consigli, io l'ho fatto perché me l'avete chiesto voi, quindi spero possiate apprezzare il lavoro che ci sta dietro, perché ragazzi, solo per fare una parte del corpo e la faccia è veramente un casino. Mettere i movimenti di GTA, lo scheletro, le posizioni, molto difficile. Quindi ragazzi, spero possiate apprezzare anche questa cosa, perché è un personaggio che mi è stato chiesto da voi. E abbiamo un appuntamento grazie a Michael. Michael, ti devo la vita. E vuoi, ti vuoi intrattenere qui? Se ti vuoi intrattenere qui, io passo più tardi a prenderti senza problemi. Così io mi vado a fare una doccia, tranquillo, bello, pulito. Così sto gasato a morire, raga. Ma ci credete? Ci abbiamo un appuntamento con Belen stasera, porca miseria. Che gli dico, stasera non sono a casa. Torniamo a casa, ci laviamo, ci vestiamo e usciamo belli gasatissimi. Ok ragazzi, siamo tornati a casa. Devo dirlo immediatamente a Ronaldo Junior. Vabbè Ronaldo Junior, ascoltami. Io stasera devo uscire con una ragazza. Michael mi ha combinato un incontro. Bene ragazzi, ora aspettiamo con trepidazione stasera. Ci facciamo due palleggi a palla. No, sono caduto in acqua, oddio. Ok ragazzi, a quanto pare il nostro Ronaldo sembra essere tornato felice, forse. Vai Ronaldo, butta la palla giù. Boom! Che sta facendo? Oddio, si stava buttando, si è buttato sulle scale, convinto che fosse acqua. Ok ragazzi, direi che ci siamo. Siamo arrivati alle 19:33. Ok, dobbiamo iniziare ad andare. Mi sono vestito abbastanza casual, mi sono messo il bomber della Supreme, poi i pantaloni Adidas, scarpe Nike e chi se ne frega. Scusate ragazzi, sono eccitatissimo, eccitatissimo anche Ronaldo, perché stiamo per avere un appuntamento con Belen Rodriguez. Ok, basta, allora schiamo la Porsche. Ok ragazzi, siamo appena saliti in macchina sul nostro Porsche a bomba e qui c'è Belen insieme a noi. Bene, allora sarà una serata pazzesca, perché ragazzi, ovviamente poi a fine serata mi sembra ovvio che devo chiederle se vuole fidanzarsi con noi.
Sì ragazzi, Ronaldo brucia un po' le tappe velocemente ultimamente. Sì, Belen ha detto che non ha fame, non ha molto appetito perché ha anche mangiato qualcosina a casa di Michael. Vabbè, sì, io ragazzi mi posso anche arrangiare, mangio direttamente a casa qualche cosa. Cioè, insomma, l'appuntamento è perché dovevamo uscire con lei. Chi se ne frega di mangiare? Ragazzi, siamo arrivati, possiamo lasciare l'auto anche benissimo qui. Strano, forse è un po' troppo presto. Infatti ragazzi, non vedo molte macchine. Solitamente qui è pieno di macchine la sera, però capite bene che sono solamente le 9 e 12, è così. Bene Belen, allora se vuoi facciamo una passeggiata. Facciamo una passeggiatina sulla spiaggia tranquilla, ti faccio anche vedere il mio yacht, lo stadio dove mi alleno. Dai, andiamo. Ok, allora ragazzi, stiamo spiegando a Belen che quello è il nostro yacht, che ragazzi usiamo praticamente pochissimo perché siamo sempre in casa. Ma è fatto Belen, quello è lo stadio dove mi alleno. Quindi ragazzi, direi che Ronaldo, l'appuntamento di Ronaldo sta andando praticamente bene, sta andando benissimo, sono stesi qui sulla spiaggia, stanno parlando. Speriamo che Ronaldo riesca a fare la proposta tra un po'. Quindi ragazzi, tra un po' andremo sicuramente a fare una passeggiata lì sul ponte, che è sempre bello. E speriamo bene per... Ok ragazzi, una cosa che non pensavo sinceramente a venire. Ho chiesto a Belen se volesse qualcosa da bere. Lei mi ha detto di sì. Le ho comprato un birrozzo, quello, i birrozzi tattici all'1:30. No, che ora è l'1:30, ragazzi, ancora le 9:30. Sì sì, siccome lei è in cerca di casa, ragazzi, possiamo anche proporre di venire a vivere da noi. Ma sta male, dobbiamo prima fare la proposta. Ragazzi, sto facendo vedere il mistico ballo che mi ha insegnato Sfera e Basta. Che poi quello, raga, colpisce sempre. Quando abbiamo fatto sto ballo abbiamo sempre colpito qualcuno. E poi non capisco perché stanno ballando tutti e due senza che non c'è musica. Però va bene comunque, raga, l'importante è essere con me. Quindi volevo chiederti se ci potessimo... Insomma, sì, volevo chiederti se ci potessimo fidanzare. Magari, visto che tu cerchi casa, potresti venire a vivere a casa mia. Perché no? Perché, ragazzi, sarebbe un'ottima idea farla venire a vivere a casa nostra, no? Dai, è così, ragazzi, guardatela. Secondo voi... Allora, secondo la reazione che sta avendo, ora ditemi, secondo voi, se ha accettato oppure non ha accettato. È certo che ha accettato, ragazzi. Ha detto che non aspettava altro da quando ci ha visti. Cioè che insomma, le chiedessimo di andare a vivere insieme a lei. Quindi ragazzi, ora non so esattamente se è impazzita, ma io dico, ma perché sia Melissa che Jasmine, che pure Belen, hanno sta reazione quando si fidanzano? Non lo so, forse ci avranno qualche pazzia in corpo che gli fa queste cose. Insomma ragazzi, non ne sono sicuro. Insomma ragazzi, per non farla sembrare una deficiente, sto battendo le mani. Un uomo dovrebbe sempre far sentire deficiente tutti e due. Finalmente ci siamo fidanzati con Belen, potrebbe essere un nuovo inizio per tutti. Quindi ovviamente ragazzi, nei commenti ditemi come la pensate, cosa vorreste vedere, se si devono intrecciare anche le vite di Belen e Jasmine, insomma tutto quello che deve succedere. E cosa importantissima, se ancora avete fatto un bel polliciotto in su per supportare questo video, soprattutto a me, di cui già vi ringrazio, iscrivetevi anche al canale ragazzi per non perdere i prossimi episodi. Vi ricordo assolutissimamente che in descrizione trovate le mie maglie ufficiali in super edizione limitata. Comprate ragazze, se le comprate le mettete su Instagram, vi vengo a mettere mi piace. E sempre su Instagram ragazzi, se volete essere salutati da Ronaldo e dalla sua nuova compagna, dai ragazzi, so che volete essere salutati da loro due, mi raccomando venitemi a seguire. Ok, direi che può bastare battere le mani. Ragazzi, questa donna è impazzita, sono impazzito anche io. Finalmente mi sono fidanzato di nuovo. Schere, bye. Per questo video è tutto ragazzi, ci sentiamo al prossimo video. Qui Cristiano Ronaldo, qui Ronaldo ragazzi, felice, felicissimo. Chissà adesso come andrà a finire, dipende soltanto da voi. Come cozzo, e se vi vediamo al prossimo video. Ciao.